È stata una bella prova degli atleti, innanzitutto degli atleti italiani, 44 medaglie e abbiamo raggiunto un record, e questo è innanzitutto da sottolineare come prima notizia. Poi è stata una bella festa di sport, è stata una bella prova di Napoli, e quindi un ringraziamento a tutti gli organizzatori, agli enti locali, ai rappresentanti degli enti locali, ma direi proprio a tutti i cittadini napoletani. È stata una grande prova della Campania e dell'Italia. Veramente un grande evento sportivo di cui, come Presidente del Consiglio, sono davvero orgoglioso e fiero. Sono venuto qui perché devo mantenere una promessa, ho dichiarato che sarei venuto e quindi eccomi qui per la cerimonia di chiusura. Assolutamente sì, perché le Universiadi sono una bella testimonianza di agonismo, ma anche di amore per lo sport, per i valori del rispetto reciproco, della inclusione, dello scambio anche di esperienze. È una bella prova per tutti i giovani, una bella prova dell'Italia. Io ho gareggiato in palazzetti più grandi, ma il pubblico e il calore che c'era qua non l'ho mai sentito da nessun'altra parte, quindi grazie. Sono trovata subito bene qua, la crociera è bellissima, io non ero mai stata in crociera, quindi stasera vado a mangiare la pizza. Ringrazio tutti, soprattutto il pubblico che è stato veramente fantastico. È la prima volta che vengo a Napoli e noi siamo alloggiati su una nave da crociera che è veramente bellissima e stasera andremo a mangiare la pizza per festeggiare, insomma, queste medaglie. Ma soddisfattissimi, è andata alla grande perché in pratica abbiamo fatto percorso pieno, non abbiamo mai perso. Numero uno, l'Italia è numero uno in tutto per tutto. Napoli, la Campania, c'è il cuore, c'è l'entusiasmo e quindi tanta roba. Io sono del centro-sud, quindi mi trovo molto molto bene. Ci ha aiutato la Scandone, a me che sono partenopeo, sono di Salerno, sono della Campania, è stato per me l'ottavo uomo in campo. Piccolo,
mi ha avvicinato a questo sport, prima con il nuoto, poi io decisi all'età di 10 anni di voler giocare a pallanuoto e da lì mi sono innamorato ed è pura passione la mia per la pallanuoto. Un rapporto splendido, sono legatissimo alla mia città, non riesco a starne senza e sono felicissimo di aver reso felice tutte queste persone. No, vabbè, è andata molto bene, oggi sono molto contenta di aver migliorato la mia medaglia d'argento di ieri, visto che mi è rimasto un po' di amaro in bocca per l'argento. Oggi sono molto contenta che con il mio compagno di squadra Simone siamo riusciti a portare a casa l'oro, la medaglia. Terzo posto, medaglia di bronzo, Italia.